signore allevava insieme un'oca e un cigno. Non allo stesso scopo, naturalmente, ma l'uno per il canto e l'altra per la mensa. Quando giunse il momento in cui l'oca doveva far la fine per cui era stata allevata, era notte e il buio non permise di distinguere l'uno dall'altra. Così fu preso il cigno invece dell'oca. Ma ecco che esso intona un canto, preludio di morte. Col canto rivela la sua natura e grazie alla sua voce sfugge al supplizio. La favola mostra come spesso la musica riesca a differire la morte.